Ito Ruscigni torna ai martedì letterari, questa volta in veste di autore. Certo, perché giustamente i martedì vanno avanti, per fortuna, e allora è giusto, nel senso che questo ruolo è un mini swinga e mi fa piacere di poter partecipare come autore ai martedì letterari. Che cosa ha portato? Ma questo libro, con Sofo, cose notabili, questa espressione cose notabili così strana, si trova invece presso una notazione di Eckhart, un grande maestro spirituale, che le sue cose più preziose le aveva annotato proprio come cose notabili. Sofo credo che abbia mutuato nelle sue carte che hanno dal punto di vista delle sue visioni, dei suoi sogni, abbia fatto questa annotazione notabile al posto di notevoli, e per vedere anche l'interiorità di queste cose e nello stesso tempo la discrezione, sono cose spirituali di grande levatura. Un personaggio della nostra terra. Sì, è nata a Porto Maurizio, è dell'epoca di Boine, e come Boine non è stato conosciuto da Imperia, che basterebbe pensare che lui mette a posto la biblioteca prima della Prima Guerra Mondiale, gratis, quando si è trattato, lui che aveva bisogno di soldi, malato, e l'amministrazione doveva scegliere uno da pagare, è stato scartato Boine. Bisogna vedere e stare attenti che quando le amministrazioni hanno dei personaggi straordinari come Boine, adesso quando Sofo, se ne dimenticano e poi trovano qualche furbo che fa le manifestazioni. Allora, qual è il linguaggio del libro di Ito Ruscigni? Il linguaggio del libro di Ruscigni, bisogna dividerlo in due parti. Quello che è suo proprio descrittivo dell'amicizia con questo straordinario personaggio di Imperia è un linguaggio assolutamente piano, appunto descrittivo. Quando poi però si entra nello specifico dell'insegnamento, del nascito di Sofo, anche attraverso del materiale visionario, sogni, visioni, eccetera, allora il linguaggio diventa più complesso, perché si affrontano delle materie che indiscutibilmente non sono le più semplici, non sono, come dire, le più consuete. Il compito anche lei di introdurre lo scrittore e poeta Ito Ruscigni, ecco, ma parliamo innanzitutto di questo personaggio imperiese, Sofo. Al merito di far riscoprire questo personaggio, che è un personaggio notevole, che non è conosciuto di più e che è stato importantissimo nella cultura di 30 anni fa a Imperia. Era stimato dall'intelligenza imperiese, e la cosa strana è che è una persona che non ha mai scritto niente. Ha lasciato solo una tradizione orale ai propri discepoli, uno di questi è Ito, quale è stato molto solerte, molto diligente, ha conservato tutti gli scritti, i disegni e gli insegnamenti orali, e con fatica è riuscito questo magma caotico a dargli una dimensione anche scientifica, perché Ito ha seguito sicuramente un'analisi anche glottologica, anche semantica, ed è riuscito a strutturare in maniera molto sintetica il pensiero di Sofo, che è un pensiero innovativo, un pensiero che potrebbe essere anche rivoluzionario. Quindi penso che questo libro, che a primo acchito non è facile, è un libro difficile, però è molto stimolante, e in più ha degli spunti di originalità, perché accanto al pensiero di Sofo poi ci sono le sue visioni, che riportano in gran parte al pensiero di Jung, col quale ha molti punti in contatto.